E se vi dicessi che oggi come oggi converrebbe valutare in alcuni casi l'acquisto di un PC gaming portatile anziché di un PC fisso? Ecco, ci sono diversi validi motivi per cui fare questa scelta, anche se potrebbe essere un po' controtendenza. Per cui ne parliamo in questo video, vi lascio un breve spazio alla sigla e ricordatevi di iscrivervi al canale. Benvenuti sul canale di VG Informatica, io sono Toto e oggi parliamo proprio di computer portatili da gaming, perché sono una nicchia di prodotti che con gli anni sono diventati sempre più interessanti. E parliamoci chiaro, fino a qualche anno fa parlare di questo argomento causava forti diatribe. Questo perché la tecnologia non riusciva comunque per questi dispositivi a rendergli giustizia. Tuttavia, con il passare degli anni sono cambiate tantissime cose e le racchiudiamo proprio in questo video che cerca di fare chiarezza e soprattutto di farti capire se è meglio optare per un PC portatile da gaming, quindi ad alte prestazioni, oppure per un PC fisso. Prima di tutto il design. Non nascondiamolo, solo 5 anni fa i PC da gaming erano spessi, brutti e tozzi, molto pesanti da portare. Alcuni modelli addirittura superavano i 4 kg solamente per quanto riguarda il computer stesso, a cui aggiungere il peso dell'alimentatore, un peso che di fatto non li rendeva davvero dei computer portatili, bensì più dei computer trasportatili. Con gli anni tutto ciò è cambiato e oggi troviamo addirittura computer che integrano una scheda video RTX 3080 e processori i9 con pesi di circa 2 kg, 2,5 kg e con design piuttosto slim. Ecco, questo permette davvero di avere un prodotto estremamente versatile perché puoi utilizzarlo quando arrivi a casa, connesso all'alimentatore come un vero PC da gaming, ma soprattutto il giorno dopo ti alzi, te lo metti nella tua 24 ore o nello zaino e lo porti con te all'università, al lavoro, durante un viaggio e diventa una macchina estremamente versatile. Il design in un portatile, diciamo che è il 60% del totale. Tu puoi fare anche una macchina estremamente potente, ma se diventa difficile da portare con sé, difficile da gestire e con una scarsa autonomia, beh, difficilmente riesce poi nell'intento primario, ovvero quello appunto di avere una macchina da utilizzare nella maggior parte dei contesti. A proposito di autonomia, beh, ciò che è cambiato tantissimo sono le batterie, nuove tecnologie, ma soprattutto nuovo hardware permettono di gestire al meglio il consumo. 5 anni fa, quando io acquistai il mio primo computer da gaming, devo dire che la batteria era praticamente inesistente. Serviva di fatto in quei casi in cui se ne andava la corrente, quindi il computer non si spegneva, ma avevi il tempo di spegnerlo tu. Durava tra i 15 e i 25 minuti, nulla di più. Anche con le varie modalità di risparmio energetico e chi più ne ha più ne metta, le componenti erano talmente assetate di energia elettrica che questa batteria di fatto era una batteria tampone. Anche in questo caso, però, le batterie degli ultimi laptop, degli ultimi portatili da gaming, riescono a offrire ottime prestazioni. Certo, molto probabilmente c'è sempre la limitazione per quanto riguarda l'uso di tutta la potenza che avete a disposizione, ma questo non è un problema perché di fatto quando andiamo a utilizzare il computer portatile nella maggior parte dei casi, quindi con programmi CAD, con PDF, con Office per la gestione dei mail, dei nostri appuntamenti e di tutta quella che può essere la parte più noiosa e burocratica della nostra vita, beh, queste batterie moderne permettono comunque di arrivare tranquillamente a fare le 4-5 ore di autonomia e questo è un grosso plus. Quando poi arriviamo a casa o comunque quando abbiamo a disposizione l'alimentatore, possiamo comunque connetterli e mentre si ricaricano sfruttare anche il 100% dell'hardware a nostra disposizione. E questo, ragazzi, è un grosso vantaggio. E questo, ragazzi, è un altro dei grossi vantaggi dell'avere il portatile da gaming. Metto come terzo vantaggio il prezzo e voi starete già lì con le vostre manine a commentare, ma cosa stai dicendo? Vi spiego.
Il prezzo dei portatili da gaming è apparentemente alto, ma in realtà rimane molto più in linea con i prezzi dell'hardware di qualche anno fa. Questo perché quando andiamo ad acquistare un computer, magari di sola scheda video, andiamo a spendere 500, 700, 800 euro. Se noi pensiamo che un portatile da gaming di fascia media, quindi con una 3060, può oscillare con prezzi da 1500 a 2000 euro, forse qualcosina in più, beh, siamo in una botte di ferro. Questo perché? Perché il portatile da gaming include in un singolo pacchetto la tastiera, il mouse, il display, la webcam, l'SSD, la RAM, insomma tutte le componenti che nel caso di un computer da gaming fisso dovremmo acquistare noi separatamente. In fin dei conti, quindi, per giocare diciamo in full HD a 144 Hz, mentre con un laptop da gaming il budget potrebbe girarsi sui 1500, 1800, forse 2000 euro nel caso volessimo qualcosina in più, con un computer fisso i prezzi potrebbero alzarsi, anche perché dobbiamo mettere nel conto l'acquisto di un monitor full HD 144 Hz e sono solo lui 200 euro, l'acquisto di una tastiera, l'acquisto delle cuffie o degli altoparlanti. Insomma, il budget necessario per accedere ad un PC da gaming fisso e personalizzato molto spesso si alza, perché bisogna considerare non solo il budget del PC fisso, ma il budget della postazione completa. Anche la scrivania è necessaria, mentre il portatile diciamo che possiamo accomodarci un po' dove vogliamo. Come altro vantaggio metterei senza ombra di dubbio il display. Ragazzi, credetemi, fino a qualche anno fa i display dei portatili erano la terza scelta, pannelli che avanzavano e che venivano piazzati all'interno dei portatili. Oggi abbiamo una qualità nettamente più elevata, e anche quando si parla di full HD a 144 Hz possiamo avere accesso a pannelli IPS, a pannelli 144 Hz, a pannelli addirittura OLED in alcuni casi, e questo permette di avere una qualità eccelsa dell'immagine e di giocare al meglio, ma non solo di giocare, anche di guardare film, di fare editing fotografico, di lavorare con i video, di fare grafica, di fare tantissime altre cose che fino a qualche anno fa erano limitanti, perché i pannelli TN dei portatili di qualche anno fa o VA erano davvero di scarsa qualità, con tonalità sul giallognolo magenta che davano parecchio fastidio e che soprattutto ti costringevano comunque all'utilizzo di un monitor esterno. Utilizzo di un monitor esterno che comunque non è precluso, in quanto tutti i portatili di oggi permettono di avere una o più uscite DisplayPort e HDMI, addirittura con standard USB-C con cui collegare altri monitor. Eventualmente uno può pensare anche di comprare un portatile, utilizzarlo all'inizio già così e dopo qualche mese magari fare una micro postazione in cui collegare un solo cavo Thunderbolt per alimentare il PC e soprattutto per trasmettere il segnale al monitor e alle periferiche. Questo è un altro grosso vantaggio del PC portatile, ovvero la sua flessibilità. Dopodiché oggi abbiamo anche una vastissima possibilità di scelta del PC da gaming portatile. All'inizio erano solo alcuni i produttori, mi ricordo Alienware, mi ricordo MSI. Oggi abbiamo Asus, TUF, HP Omen, Acer fa PC da gaming ottimi. Insomma, abbiamo una vastità di scelta e continuano ad aggiungersi mese dopo mese altri produttori che comunque utilizzano delle componenti che sono molto simili e che permettono di avere davvero una vastissima scelta, soprattutto di poter giocare sul prezzo in modo da poter spendere effettivamente la cifra che avevamo in mente senza lesinare in prestazioni che, come detto, è vero, non sono veramente paragonabili a quelle di un PC fisso, ma oggi il gap tra un PC portatile e un PC da gaming fisso è davvero molto ridotto. Se a ciò aggiungiamo il prezzo folle delle ultime schede video e di come è andato il mercato negli ultimi anni, beh, forse l'acquisto di un computer portatile da gaming risulta una scelta migliore nella maggior parte dei casi. Se a ciò aggiungiamo che viviamo in un'epoca in cui la digitalizzazione è di fatto molto importante, tutti di noi utilizziamo internet, è necessario avere comunque una casella email per accedere alla maggior parte dei servizi, che sia in ambito
scolastico che sia in ambito lavorativo, beh, il portatile diventa comunque anche un investimento che ti permette a quel punto non solo di giocare ai tuoi giochi preferiti, ma anche di svolgere parecchi compiti che altrimenti non potresti fare o comunque dovresti fare dal display del tuo cellulare, che è molto piccolo e molto scomodo. Questi sono i nostri pensieri per quanto riguarda l'acquisto di un PC portatile da gaming, una nicchia di prodotti che oggi come oggi diventa sempre più interessante e sempre più alla portata di tutti. Ragazzi, ricordatevelo, viviamo nel 2023. Pensare di vivere senza un computer a casa, secondo me, è un po' limitante. Ma fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se siete di Torino, veniteci a trovare nella nostra sede fisica in via Benevagenna 21B. E noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!